Amici 17, Paola e Elliot eliminati, Mose, Biondo e Alessandro in sfida. Amici 17, i professori eliminato Paola, Mose vince la sfida e resta nella scuola. All'interno della scuola di Amici inizia a farsi sentire la tensione e la competizione tra le due squadre, quella del ferro e quella del fuoco. Quest'ultima ha subito un improvviso cambio di capitano. Carlo Di Francesco ha deciso, non d'accordo con le scelte del frontman dei Black Soul Trio, di far sedere Nicola al posto di Matteo. Mose e Astol si sono sfidati e il giudice esterno ha preferito il primo. Il rapper è perciò rimasto nella scuola. In ogni caso, Rudy Zerbi crede che lo sfidante abbia grandi potenzialità e proprio per questo ha chiesto di aggiungere un banco anche per lui. La decisione verrà presa in questi giorni. Maria De Filippi ha poi dato inizio alla prima gara a squadre. La prima è stata vinta dal ferro, ma solo grazie alle votazioni dei professori. Il pubblico a casa aveva infatti votato con una piccola maggioranza per il fuoco. I ballerini capitanati da Mose hanno fatto il nome di Valentina, ma i professori di ballo non erano d'accordo. Veronica Peparini ha perciò chiesto un cambio, facendo scendere al centro dello studio Paola. La ragazza è stata eliminata con tre no ed un solo sì da parte di Alessandra Celentano. Amici, il fuoco vince la seconda sfida, Elliot eliminato. La seconda gara a squadre è stata vinta dalla squadra del fuoco. I cantanti hanno fatto il nome di Federico ed Emanuele. Entrambi i cantanti avevano richiesto la prova immunità, che è però stata annullata. Rudy Zerbi e gli altri professori non hanno però voluto esaminare i due ragazzi, chiamando al loro posto Elliot. Il cantante si è esibito per cercare di convincere la giuria delle sue potenzialità. In ogni caso, la maggioranza ha deciso di eliminarlo. Amici 17, provvedimento disciplinare, Mose, Biondo e Alessandro in sfida. Maria De Filippi parla poi di una vicenda accaduta questa settimana. La conduttrice spiega che per regolamento, gli allievi devono tenere il telefono spento mentre sono a scuola. La redazione scopre che Biondo, Mose e Alessandro lo avevano acceso. Carlo Di Francesco ha così deciso di mettere in sfida tutti e tre.